Ed eccoci con la seconda parte dedicata alla pizzeria ristorante La Veranda, da quel di Acri, bellissima terra collinare calabrese, della famiglia Tenuta. In questa seconda parte, oltre una lunga e simpatica lezione su alcuni piccoli ma gustosissimi dolci che ci prepara mamma Valeria, ci abbiamo poi ancora immagini che riguardano la pizzeria ristorante e l'incontro con il giovane Giuseppe Tenuta, giovanissimo pizzaiolo, molto bravo, vincitore già di tanti, molti trofei, naturalmente, associato a API Calabria e proveniente dalla scuola Pizzaioli Nazionale di Rende. Per finire, un incontro con lo zio, quindi sempre membro della famiglia Tenuta, che gestisce un gradevolissimo e efficiente albergo, l'Hotel 660 in alto, bellissima zona collinare con tutto intorno boschi magnifici, sempre in quel di Acri e vicinissimo alla pizzeria e ristorante La Veranda. Evviva! Che sta succedendo qui, Valerio? Che stiamo facendo? Sto impastando i bocconotti. Ho capito. Bocconotti, origine calabrese autentica, antiche Sì. famiglie. Sì. Qualcuno dice delle antiche famiglie anche Erbrecht, cosiddette però poi ormai di tutta la Calabria. Materia prima eccezionale, vero? Sì. T'ho visto utilizzare prima che cosa? Farina, zucchero, uova. E poi? Strutto. Lo strutto, che è una roba difficile da trovare in giro. Da fare. Sì, però da preparare e da trovare in giro. Magnifico. Stabili antichi, ci hanno oltre 150 anni, eh? Sono della mia bisnonna. Oh, e sia chiara una cosa qua, sì? che noi ci rifiutiamo di farle, poi proprio se uno lo chiede, tipo Nutella, roba del genere, perché l'originario è con questo, queste con la confettura. di amarene. Vabbè, poi se uno vuole una confettura diversa la La può avere. confettura è di facoltativa. Ma tu sei sempre così brava e veloce. Più o meno. Andiamo in forno. E questo, quanto tempo la mettiamo in forno, Valeria? Qua non c'è un timer, non c'è un... Ma tu il tuo timer di testa, quant'è? 5 minuti, 3 minuti, 27? Dipende dalla temperatura del forno. Dai 10 ai 15 minuti, dai anche 10. ai 20, dipende sempre dalla Sempre temperatura del forno. la temperatura.
Che torta abbiamo, Valeria? Torta di rose. Che sarebbe fatta come? Con farina, uovo, zucchero, olio e la farcitura zucchero e burro. Oh, naturalmente poi è chiaro che in tutta questa struttura non manca la parte della pizzeria, non manca una parte di pizzeria che è affidata a delle mani giovanissime, alle mani di Giuseppe. Però possiamo aggiungere il cognome facendo finta. Tenuta. Benissimo, ecco qua. Giuseppe, che è un ragazzo giovane, studia, ha piacere a conoscere la cucina e tutto, però nel mondo della cucina ha dedicato una speciale passione, tant'è vero che ha, voi lo vedete lì vicino, cioè, ha già vinto Giuseppe, ha vinto ad Andria e a Fiuggi. Ad Andria era il mondiale di pizza al fungo, e poi a Fiuggi, l'assoluto. Sì. Allora, qua dimostra che, battuti a parte, naturalmente API, scuola di Rende, API nazionale, scuola di Rende di Cosenza, quindi un'impronta importante. Ma perché ti piace questo aspetto con la pizza? Allora, niente, mi sono avvicinato così quasi per gioco, diciamo, guardando i pizzaioli che mi hanno preceduto nella nostra struttura. E piano parlando con amici, sì, ho intrapreso questo percorso tramite la scuola nazionale di pizza Rende. Poi grandi maestri, assolutamente, sì. Da Tony Sergione, Marcello Lamberti, sì, che oltre a trasmettere quello che loro sanno fare meglio, ti invogliano a dare il massimo, ti sanno spingere, spronare, diciamolo così. Però Giuseppe, in tutto questo poi dal cliente finale viene recepito questa passione po' per volta? Il cliente lo recepisce e lo apprezza, perché è sacrificato, perché impastare diversi giorni prima, programmazione, tutto, però poi alla fine il cliente dice: ah, che bella pizza, sì, lo leggerissima, sente. È vero, e la sente. Sente la differenza. Ma a te personalmente, lo so che sotto tortura non lo diresti, che pizza ti piace? Allora, io sono per il classico, io amo la margherita. Proprio così, amo grande, classico, sì. Napoletano alla grande. Sì, a proposito. Perché pochi ma buoni, pochi ingredienti ma buoni. Noi sapete che è giusto abbinarlo con tutto, c'è una bevanda famosa che naturalmente la birra in senso assoluto, ma un giorno piano piano un abbinamento col vino lo facciamo. Cerchiamo di arrivare a un qualcosa del genere, sì. C'è l'intenzione di portare la pizza, sì, un'esperienza attraverso la pizza, sì. Non farlo rimanere il solito piatto che magari non ha scontato, sì. Attenzione, andiamo a vedere la parte esterna di che cosa? Del ristorante La Veranda, che in un prossimo futuro diventerà braceria e pizzeria. Bellissimo, e tu ci metterai in mano? Penso di sì. Va bene, evviva allora. Evviva. Sentiamo, perché in questa magnifica parte dove tra poco si lancerà, Giuseppe ce l'ha raccontato prima, si lancerà la parte di pizzeria all'esterno, di braceria, con una visione, che punti sono questi piccoli? Allora, questa abbiamo una visione sul piccolo, e d'altra parte invece abbiamo versione sulla grande, magnifica. Ovviamente una piscina, volutamente sentiamo l'acqua come natura e sorgente naturale. E qui cosa vorremmo fare? Allora, qua stiamo investendo per creare una pizzeria e braceria all'aperto. Su questo troveremo un giovane fanciullo qui, in proposito, il suo nome lo ricordiamo? Luca, fratello di questo, che ti piace essere coinvolto in tutto questo. Benissimo, allora
ci ritorniamo, è un racconto che faremo e come al solito con il nostro grande evviva! Evviva. Poi naturalmente tutto questo complesso, questa situazione intorno a questo luogo magnifico, non a caso ha una collocazione di un albergo. Ah, come ti è venuto in tal senso? Come tuo piacere era già un'idea antica? Come ha visto con mio fratello che c'è il ristorante da più di 30 anni, siamo... Soprattutto i vostri genitori. Esatto, già partito dai nostri genitori, esatto. Noi, io e mio fratello abbiamo fatto sempre questo lavoro, quindi... Siamo con il ristorante dal 1985, poi nel 2005 su richiesta dei clienti che venivano a pranzare o a cenare che da noi. Dove posso dormire? Servivi una camera, perché mai pensavo di fare una struttura alberghiera in un posto periferico così, no? Allora, il ristorante tu lavori con la gente locale, in un albergo ci vuole gente che ti gira da fuori, no? Fuori provincia. Quindi i clienti che venivano e che prenotavano in altri posti, gli piaceva la nostra cucina, mi hanno invogliato a fare il bed and breakfast. Ho fatto il bed and breakfast, c'era una richiesta pazzesca. Allora mi devo muovere, mi devo fare qualcosa di importante. Ecco che è nato l'Hotel 660. Oh, io ricordo una cosa. Lo dico perché qualche anno fa ho fatto una telefonata, non per indagare, devo chiedere delle informazioni della zona, non mi sono presentato nella telefonata, non ho detto che lavoro facevo, giornalistico o quant'altro, però anche telefonicamente ho avuto istruzioni e riferimenti eccellenti, questo lo devo dire. E se no dovevo cambiare mestiere, hai ragione. Non potevo fare l'albergatore se non era così. Voglio dire una cosa. È ovvio che un albergo viene ricevuto soprattutto da chi viene da fuori, però poi da che cosa sono coinvolti? Da questo senso di tranquillità o anche dallo spazio magnifico? Beh, sicuramente chi viene da fuori perché ama questi posti tranquilli, se no è chiaro che uno che si sposta da Venezia se ne va a Cosenza, cioè dici io se mi sposto dal centro di Milano voglio ossigeno, no? E allora e qui esatto, questi sono posti ideali per queste. Poi c'è gente che lavora, rappresentanti, che vogliono dei momenti. L'attrazione principale è per chi vuole la tranquillità, chi ama la tranquillità, perché poi sei a due passi da Cosenza, a due passi da Acre, ti sposti facilmente sullo Ionio, sul Tirreno, in Sila. Sì, perché però la centralità sta in questo, è collegato Tirreno da un lato e dall'altro. Tutto questo, tu che mi hai detto prima che non ti attendevi nel tuo vissuto, però adesso ci stai, ti vedo un'aria serena, quindi al di là delle oggettive difficoltà della vita in questo settore in genere, però anche se sei appagato. Anche se i tempi non sono belli, perché la situazione è generale. E quando invece sei un po' tranquillo, che non pensi a queste cose, ti vuoi rilassare, come ti rilassi? Davanti a che piatto, a che bicchiere? Qual è la condizione migliore che ti fa sentire a tuo agio? La cucina nostra qui... c'è da scegliere. C'è una cosa che ti fa sentire a tuo agio. Un piatto. Un piatto, un bicchiere di vino, che cosa è che ti fa? Bicchiere di vino, noi abbiamo il vino qui e l'olio che è fantasmagorico proprio, eccezionale. Produzione locale, che io non amo i vini esasperati, famosi ed etichettati, no. Però qui c'è da gustare. E di piatto che ti trovi? Ma di piatto ce ne sono svariati, della lagane e ceci, i fusilli col ferretto, col ragù di capra. Stanno a posto. Ci sono i porcini, qui abbiamo l'altopiano Silano che c'è pieno di funghi, di tutti, poi la selvaggina, capriolo. Cinghiale. Qualche volta ti mangi anche una pizza di tuo nipote oppure no? Facciamo finta. La pizza fatta col forno a legno che è una squisitezza. Oh, io voglio dire una battute a parte, lo vedete nel racconto, nelle immagini che vi stiamo facendo vedere, siamo tutti bravi a fare
delle strutture di questo tipo in luoghi di passaggio abituale. Farle in luoghi dove il turista piuttosto che l'operatore economico deve comunque individuarlo e sceglierlo, è lì una scelta di grande coraggio. Però io dico che la qualità poi è vincente alla fine, su questo non c'è dubbio. Sicuramente. E va detto che su questo sei già premiato, ma soprattutto mai momento più difficile di questo, onestamente, per cui sarai premiato maggiormente. Basta essere convinti quello che fai, cioè dai tutto quello che c'hai dentro, perché se non sei convinto di fare quel lavoro è meglio che tutti i lavori meglio che siano così, no? Cioè se non ci metti l'amore, qualsiasi cosa non ti riesce bene, se parti già col piede sbagliato. Hai ragione. Ritorneremo per vederci un'alba e una sera finale con luci diverse. Grazie, con piacere. Un grande viva. Nelle nuvole fritte, nella nostra rubrica, ecco un'anteprima molto speciale, la seguiamo da tanti anni, ed è l'anteprima della quarta ufficiale prova concorso gara Chef allo sbaraglio, un piatto per la salute, organizzata e da noi sempre seguita dal nostro amico Claudio Natoni, che come sapete si diletta anche ad essere un cuoco dilettante ma molto molto bravo. Tanti concorrenti come al solito, due giorni di gare agguerrite che si terranno il 22 e il 23 di luglio nella piazza principale di quelli della Ciociara Pontecorvo. Quest'anno saremo anche accompagnati dalla splendida e bravissima collega giornalista Barbara Mollicone, e poi avremo una gradita visita sabato 23, ci verrà a fare come un'incursione il bravissimo chef della tenuta Esdra, sempre di Pontecorvo, Francesco Palombo. Quindi ragione di più per essere presenti insieme a tanti altri aspetti di relax e di festa, oltre che vedere i nostri agguerriti concorrenti. Evviva! Volta il piatto deve essere effettivamente illustrato e spiegato. Non venite, ma non per altro, per dare, perché questa volta faremo ancora più attenzione alle registrazioni video e quant'altro. Un attimo, alle registrazioni video e quant'altro. Perché ci piacerà che venga raccontato il piatto, perché uno l'ha scelto, perché ha scelto gli ingredienti, perché la finalità è il momento di convivialità fra noi, ma non facciamo che uno è esasperatamente iperpreparato e qualcun altro, ma non perché non sappia dire le cose che sceglie, tutt'altro, ma perché non ci ha pensato, lo fa in fretta, non racconta perché ha scelto delle cose. Per cui se io ho scelto il riso Venere invece che il carnaroli, se ho scelto, ho voluto portare un formato di pasta perché reputo che con quel tipo di sugo il sugo si prende meglio con la pasta, sono cose che vanno dette. Se ho deciso di portare il timo invece della maggiorana e ho deciso invece di portare la rucola normale dappertutto, piccola rucola selvatica rara, ma molto meglio di queste fogliacce che si trovano dappertutto, ecco, queste sono le cose che faranno la differenza. Cioè non solo utilizzare le nostre, ma se uno viene, capito? Ma se uno viene e porta un prodotto di questo tipo. E che? Anche camminetti di montagna, anche le scuse, anche le montagna. Quattro parametri di bioavvalutazione: appunto la descrizione della ricetta, la presentazione estetica del piatto, la creatività e innovazione, quindi non crea qualche cosa, e poi il
mandare gentilmente a solo a me, che lo so solo io, non lo sa la giuria, certo, la ricetta che dovete fare, certo, sia del primo che del dolce. Perché tutte le volte a quest'ora noi abbiamo fatto un libro delle ricette nostre, perché considerate che è la sesta edizione, avremo 200 ricette.